Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Ha suscitato preoccupazione la notizia dell'arresto di tre siriani avvenuta al porto di Ancona con passaporti falsi, anche se nei loro confronti si viene a sapere che non sono emersi elementi di possibili legami con il terrorismo jihadista. I tre uomini stavano per salire su un treno per Milano con documenti romeni falsi. Conclusi gli accertamenti della Digos, due trentenni e un ventisettenne sono stati accompagnati nel CIE di Bari. Ai poliziotti e al giudice, che ieri li ha processati e condannati per direttissima ad un anno di reclusione, i tre hanno raccontato di aver acquistato i tre passaporti falsificati in Turchia per $1000 e di aver viaggiato nascosti in un container fino al porto di Bari. Era loro intenzione proseguire il viaggio verso la Germania. Nuova Banca Marche. Oggi è intervenuto Roberto Nicastro, presidente delle Good Bank, le quattro banche salvate dal fallimento. Comprendiamo lo stato d'animo dei titolari di obbligazioni subordinate che hanno perso il loro investimento nel salvataggio delle banche commissariate. Sono clienti importanti delle nuove banche. Ci muoviamo tra tonnellate di vincoli, anche europei, ma saremo loro vicini. Siamo sensibili alla sorpresa e al disagio, ha concluso Nicastro. Dobbiamo prendere atto che nella provincia di Pesaro Urbino l'emergenza 118 non costituisce una priorità per chi ci governa. Così la CGIL provinciale, che torna a chiedere ancora una volta che l'ASUR acquisisca i mezzi necessari, assuma autisti, soccorritori ed infermieri per garantire il corretto funzionamento del 118 nel minor tempo possibile, perché, conclude il sindacato, siamo già in emergenza. In Italia i consumi legati alle festività natalizie hanno subito negli anni della crisi economica una contrazione pari a meno 8,2 miliardi di euro. Anche le famiglie marchigiane sono state costrette a tagliare le spese legate al Natale, riducendo fortemente i consumi in tutti i settori, dai regali agli addobbi per la casa. Per questo il Codacons rivolge oggi un appello alla Regione Marche affinché vengano istituite in Regione iniziative analoghe a quelle negli Stati Uniti e Gran Bretagna, a sostegno del commercio e delle famiglie. Chiediamo alla Regione, fa sapere l'Associazione dei Consumatori, di introdurre anche nelle Marche il Black Friday per venerdì 11 dicembre, ossia una giornata di offerte speciali e super sconti nei negozi come forma di sostegno al commercio locale e alle famiglie, spiega il presidente Carlo Rienzi. In tal modo si consentirà ai cittadini di acquistare regali e altri beni tipici del Natale senza svuotare il portafogli, aiutando il settore del commercio al dettaglio. Sono arrivati da tutte le Marche, ma anche dall'Abruzzo e dalla Romagna, gli oltre 700 manifestanti che oggi ad Ancona si sono uniti in corteo dalla Fiera della Pesca per manifestare contro le trivellazioni in Adriatico autorizzate dal decreto Sblocca Italia. I manifestanti, appartenenti a sindacati, partiti politici, associazioni, centri sociali e movimenti ambientalisti, ma anche semplici cittadini, hanno percorso via Marconi e via 29 settembre, interdette al traffico, per raggiungere poi la centrale Piazza della Repubblica. Vogliamo difendere il territorio dal saccheggio delle multinazionali del petrolio, hanno gridato al microfono alla vigilia della conferenza sul clima di Parigi, e proporre un nuovo tipo di sviluppo sostenibile. Ci sono progetti petroliferi e di idrocarburi nei mari italiani e in particolare dell'Adriatico, che vogliono bucare i petrolieri a più non posso. È chiaro che quindi il nostro compito è quello, in questo movimento mondiale per salvare il pianeta, il nostro compito è di bloccare i progetti che riguardano i nostri territori. La manifestazione è poi proseguita lungo Corso Garibaldi e Stamira e raggiunto anche il comune di Ancona, per concludersi poi in Piazza Roma. Questa non è una battaglia di qualcuno, è una battaglia di tutti, quindi è ovvio che per fare sentire la nostra voce dobbiamo coalizzare quante più regioni, realtà, associazioni, movimenti possibili. Una battaglia per riappropriarci del potere decisionale che ci è stato tolto.
Un artigiano di 48 anni di Fano si è tolto la vita ieri sera, poco dopo le 20, impiccandosi ad un albero in una zona vicina al convento delle suore di clausura a Cartoceto. All'origine del gesto sembra esserci stato lo sconforto causato dalla crisi economica e dalla mancanza di lavoro. È stata inaugurata all'interno dell'edificio San Michele a Fano una mostra permanente sulla storia dell'Arco d'Augusto. Oggi abbiamo aperto questo piccolo museo dell'Arco, che ovviamente non è la parte conclusiva, anzi è la parte iniziale di tutta la sua attività. E cercheremo di allestirlo nel modo migliore possibile, trovando documentazioni sull'arco, ma anche in generale sugli archi, sui modi di costruire, in modo che diventi proprio il centro di partenza per eventuali giri per Fano, a conoscenze della città, soprattutto per la sua parte romana. Sarà un centro di documentazioni per la visita della romanità, delle mura e dell'Arco d'Augusto. È affidato alla gestione dell'Archeo Club e la Fondazione ha svolto questa iniziativa e continua a sostenerla a favore della cultura e del turismo nella nostra città. Ed ora cerchiamo di vivere la magia del Natale con questa anticipazione direttamente da Monbaroccio, dove si sono accese le luci dei mercatini natalizi. Ci colleghiamo con Lino Balestra, che sta seguendo per noi questo evento. Sì Marco, siamo qui in piazza Barocci e come puoi vedere sta nevicando, chiaramente non è neve reale, ma è neve artificiale. Questo è uno degli spettacoli che Monbaroccio offre in questo suo scorcio di Natale, in questi mercatini. Siamo circondati anche da figure abbastanza eloquenti sulla festività natalizia, Babbi Natale trombonizzati, ma insieme a Bartocetti. Allora, abbiamo dato il via oggi a questo mercatino di Natale anche quest'anno. Sì, un grande via con grandissime, tante autorità, soprattutto da Bolzano, ma tutte le autorità, le forze militari, civili e religiose di tutta la provincia si sono riunite qui a Monbaroccio. Abbiamo aperto con un grande un grande evento per il Natale. Vi aspettiamo anche domani e vi aspettiamo il prossimo weekend 5, 6, 7, 8 con grandissime novità, tanti spettacoli, veramente tanto qui a Monbaroccio. La Proloco ha fatto tanto, anche il gruppo giovanile della Proloco, ci sono tante attività qui a Monbaroccio, intanto continua a nevicare, dopo vi faremo vedere anche lungo il corso tutte le casette. Allora, anche quest'anno ce l'avete fatta. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, ancora aspettiamo per dire, siamo un po' scaramantici, però se l'inizio è così le prospettive sono buone. Speriamo bene e vi aspettiamo a Monbaroccio. Certo, allora loro vi aspettano a Monbaroccio. Noi intanto, se ce la facciamo, prima di chiudere questo collegamento con l'operatore, cerchiamo di spostarci verso il corso, perché qua ci sono le casette, ci facciamo spazio tra le persone. Allora, l'offerta di Monbaroccio, oltre che con i suoi musei e con questo spettacolo bellissimo della neve, è anche per quanto riguarda l'oggettistica. Potete acquistare tantissime cose. Cerchiamo di farveli vedere per quello che è possibile. I Babbi Natali, insomma, ci stanno seguendo. Le persone sono tutte col naso all'insù per la nevicata. Io mi faccio spazio tra le persone e, come vedete, qui lungo il corso c'è praticamente tutta una sfilza di casette di Natale. Speriamo che Fabio Turiamini riesca a inquadrare tutto e, come vedete, qui c'è veramente di cui solleticarsi il palato, come diciamo, un bellissimo albero di Natale che è stato regalato da Bolzano, campeggia su piazza Barocci e l'illuminazione e l'atmosfera qui sicuramente non mancano. Io adesso mi rigiro un'altra volta a favore della piazza, perché veramente vi voglio lasciare con questo spettacolo bellissimo della nevicata e delle persone che la guardano. Quindi da Monbaroccio è tutto, grazie per essere stati con noi, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie, grazie Lino. Allora, per gli amanti dei sapori genuini di una volta, domani c'è l'ultimo appuntamento in calendario con la 28esima fiera Sapori e Aromi d'autunno. Gli stand saranno aperti al mattino fino a sera nell'area espositiva del Codma di Rosciano di Fano. E dopo la Coppa Italia, persa mercoledì in casa contro il Gubbio, domani il Fano di mister Alessandrini scenderà in campo per il campionato di Serie D
in trasferta, affrontando in trasferta il Castelfidardo. Inizio della partita alle 14.30, ma come di consueto vi ricordo che l'incontro verrà trasmesso qui su Fano TV dopo il telegiornale lunedì sera con l'integrale di, e la telecronaca di Sergio Catalani. L'informazione flash di oggi, del sabato, finisce qui. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.